una grande attenzione verso la gente per poter continuare a dare delle risposte che siano efficaci ed efficienti, perché quando uno vuole la bicicletta dopo deve necessariamente pedalare. E l'attuale assessore al bilancio ha deciso di salire sulla bicicletta della campagna elettorale del dopo Marzio Favero. Lista civica con appoggio diretto di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, Bordin si trova davanti più che a un Loreno Miotto agguerrito, a un confronto pesante con l'ex sindaco che in 10 anni ha cambiato il voto di Montebelluna. Restituiamo dopo 10 anni un centro che si è rigenerato ed è diventato motore per la comunità. Abbiamo costruito un insieme di relazioni istituzionali straordinarie. Ed è proprio sulle relazioni, partendo dai cittadini per arrivare alle istituzioni, che il candidato sindaco punta a ripartire. La capacità di amalgamare in gruppo. Noi abbiamo un gruppo che è già amalgamato da anni e quindi credo che proseguiremo sotto questo filone. Continuità quindi come contrapposizione al cambiamento proposto dal centro-sinistra, anche se Bordin non vuol sentir parlare di battaglie elettorali. Il candidato sindaco del PD era il mio professore di religione, una persona che stimo, una persona per bene. Quindi atmosfere montebellunesi più anni 80 democristiani che dei primi anni del nuovo millennio con il sindaco Lauro Poppato, per la quale il presidente del Veneto, nella presentazione di oggi alla Loggia dei Grani, cercando forse di accendere un po' il dibattito elettorale, non ha lesinato critiche. Bisogna scegliere tra continuare ad avere una città che è centrale e dialoga con il mondo oppure riportarla all'isolamento, perché con Marzio Favero, con questa amministrazione, è finita l'era dell'isolamento, l'era delle polemiche, l'era del tutto che non va bene, l'era che bisogna sempre essere contro qualcuno, l'era che si usa il municipio per far politica, non per fare amministrazione. Questo è quello che è accaduto.